Eucaristia e vita religiosa. Ho preso dal vostro prefetto, il cardinale Franck Rodet, tre riferimenti molto opportuni, con una introduzione. L'introduzione è questa: l'Eucaristia realizza in noi unità di cuore e di spirito con Cristo stesso e con tutti quelli che sono di Cristo. E questo è molto importante, questa unità nel contesto in cui viviamo, perché, come dicono gli studiosi anche di sociologia religiosa, dicono siamo tutti nella frammentazione. Ci sono dei pensieri, ci sono degli orientamenti, ma la cultura in cui siamo è una cultura non unificata. Partono questi pensieri sull'uomo, sulla donna, sulla sua storia, sulla sua vita. La cultura dominante presenta con insistenza uno stile di vita fondato sulla legge del più forte, sul guadagno facile e allettante. Non parliamo delle religiose e dei religiosi, il loro stile è diverso, ma voi siete a contatto tutti i giorni con coloro che sono coinvolti in questa visione. Sulla disgregazione dei valori della persona, i valori della famiglia e della comunità sociale. Tutto questo influisce inevitabilmente sul nostro modo di pensare, sui nostri progetti, sulle nostre prospettive nel servizio a Dio e ai fratelli, col rischio di svuotarli qualche volta della motivazione della fede e della speranza cristiana che li avevano suscitati. E questo è un pericolo proprio per i religiosi e le religiose. Le richieste numerose e pressanti di aiuto, di sostegno e di servizio che ci rivolgono i poveri, nei poveri noi incontriamo Cristo, gli esclusi dalla società, ci spingono a cercare soluzioni che siano istintivamente nella logica dell'efficacia, dell'effetto visibile. Non è il primo motivo, ma purtroppo poi scatta questa attenzione, questa preoccupazione, persino della pubblicità, per dire che abbiamo fatto proprio qualcosa per i bisogni della società. Ma questo a volte logora ciò che è essenziale, il nostro riferimento, l'oblazione interiore e soprattutto il fare ogni cosa perché incontrino tutti gli uomini e tutte le donne Cristo. È come diceva la nostra cara Cabrini, che dobbiamo sentire sempre come una speciale protettrice per la nostra terra. Quando le chiedevano, le dicevano: ma perché fai le scuole? Non abbiamo le strade? Non abbiamo nulla? Facciamo le strade e dopo ad agio faremo anche le scuole. Ma facciamo le cose principali. Lei diceva: se io formo delle teste e dei cuori, poi questi faranno tutte le strade di cui abbiamo bisogno. Ma istintivamente noi vorremmo vedere qualcosa di concreto, proprio nell'ottica della carità, che ci sembra proprio quella cristiana. Dobbiamo veramente vigilare. La vita consacrata rischia così di essere incapace di esprimere le ragioni più forti della fede e della speranza che la animano. Difficilmente riesce a manifestare i valori evangelici, poiché la sua proposta di autentiche ragioni di vita e di speranza è spesso nascosta. E questo lo devo dire perché sia per voi come per i vescovi, ancora di più, e anche per i preti, eccetera, quelli che non ci conoscono da vicino dicono: guarda, hanno le case più belle, hanno i posti più belli, stanno sempre costruendo di qua, costruendo di là, abbattono su, Noi abbiamo un'ansia veramente evangelica, cristiana, di assistenza, di accoglienza, ma loro vedono questo via vai di opere e dicono: questi qui sono nel mondo senza qualcosa che vada oltre. Dobbiamo veramente insieme chiedere al Signore di aiutarci a dire ciò che è essenziale. Il problema evidentemente è soprattutto nel cuore delle persone consacrate. Perché può capitare che, presi da tutte queste incombenze, e noi perdiamo, scongiuriamo questa cosa, voi siete tutte già a posto, tutte sante, io ho detto stamattina: Signore, guarda,
vado a divertirmi, perché queste non hanno bisogno di convertirsi. Sarei incapace di convertirle, ma non hanno bisogno, siamo a posto. Vado proprio volentieri. Ma questo è essenziale che noi non dobbiamo perdere. Spesso non riusciamo a trovare le parole giuste per testimoniare Cristo in modo chiaro e convincente, poiché accanto allo slancio vitale, capace di testimonianza e di donazione, a volte, penso alle vostre sorelle, avevano citato anche in un incontro ancora oggi il martirio di suore delle nostre congregazioni in tante parti del mondo, accanto a questo slancio, la vita consacrata conosce l'insidia della mediocrità nella vita spirituale. E poi di quella mondanità contro la quale si scaglia Papa Francesco e opportunamente. E quindi un po' la mentalità diventa quella che vediamo un po' in televisione, che respiriamo nei contatti con le famiglie con le quali abbiamo a che fare e nelle comunità. Poi, questo è un punto per voi e per noi, per i vescovi per primi, la complessa conduzione delle opere, pur richiesta dalle nuove esigenze sociali e dalle normative anche pubbliche, insieme alla tentazione dell'efficienza e dell'attivismo, rischiano talora di offuscare l'originalità evangelica e di indebolire le nostre motivazioni spirituali. Il prevalere di progetti personali su quelli comunitari può intaccare profondamente la comunione della fraternità. E allora dobbiamo chiedere proprio questa grazia al Signore, intercedente la Sua Santissima Madre, di riuscire sempre a fare il più possibile ciò che è essenziale per ogni tempo nella storia della Chiesa e della vita religiosa in particolare, la sintesi almeno sufficiente tra vita spirituale e azione apostolica. Noi poi abbiamo anche una via di uscita, noi lodigiani, come in tante altre comunità c'è questa via di uscita. Abbiamo le nostre care carmelitane contemplative alle quali io dico sempre, se non rimaniamo nell'essenziale ciascuno per la propria vocazione, la colpa è vostra, perché voi siete qui proprio perché noi non dimentichiamo l'essenziale, che facciamo tutto per lui, in risposta a Lui che ha dato tutto per noi e continua a dare tutto per noi. Però occorre veramente riconoscere che questa necessità, questa novità perenne del Vangelo è molto insidiata in questo mondo che va un po' in frantumi. Si impone a tutti una profonda e autentica unità di cuore, di spirito e di azione. E così, descrivendo un po' questo mondo, mettiamo subito sotto lo sguardo della Mater Amabilis tutti coloro che sono colpiti in modo così clamoroso in questo tempo. Queste popolazioni, prima non avevamo acqua, io sono tutto contento perché pensavo che i cieli si fossero prosciugati, ho detto qui non arriva più niente. Adesso spero che non si lamentino più i contadini, gli agricoltori e tutti i geologi, eccetera. Però vedete che inondazioni abbiamo avuto e qui io devo stare attento perché istintivamente, siccome siamo cresciuti come tutte voi nel contesto della fede, vorremmo un po' difendere Dio da questi disastri. Il Signore si difende da solo, ci affidiamo a Lui e dobbiamo dire la vita è misteriosa. Siamo nella creazione che è misteriosa, è la casa comune e ci sono queste calamità naturali di cui non riusciamo a dire nulla, però una sottolineatura senza pretendere di difendere noi il Signore, Lui ci parla anche in questi sconvolgimenti conducendo tutto al bene. C'è questo però che va sottolineato. Se noi impiegassimo tutti i soldi che stiamo spendendo anche solo per fermare la guerra in Ucraina, non li spendiamo per avere la guerra, li spendono per avere la pace.
Il Papa ha detto chiaramente che gli armamenti non portano mai alla pace. Siamo qui nello sgomento tutti per quello che avviene. Se li abbandoniamo, quelli li distruggono. Si cerca di fare quello che purtroppo si pensa sia l'unica possibilità. Forse non è l'unica, perché se abbiamo mente e cuore possiamo trovare altre vie di soluzione. Comunque sia, quello che il mondo spende per gli armamenti sistemerebbe tutto il mondo dal punto di vista geologico. Sistemeremmo le nostre belle colline appenniniche del centro Italia, i fiumi non li sotterreremmo sotto le case, sotto le città, per avere più comodità, per gestire tutto, e poi la natura non ne può più e esplode e dice: ma la volete piantare? Di costringermi a fare quello che voi volete per i vostri interessi, e sono interessi spesso egoistici, e quindi c'è questa esplosione. Allora noi siamo qui parlando della Eucaristia e della vita religiosa, e arrivano le care sorelle encantado queridas hermanas de Castiglione d'Adda. Ecco qui, sono arrivate tutte e quattro, molto bene. Un pochino da bere mentre arrivano le suore. Poi nella registrazione la madre generale toglierà le pause, eccetera, queste altre cose, con carità cristiana. Allora, Gesù nell'Eucaristia ci attende e ci chiama. Ci chiama con delle parole che senz'altro sono care a tutti i cristiani, ma ai consacrati e alle consacrate ancora di più. Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi ristorerò. E chi non conosce più queste parole ed è nella oppressione, va presentato al Signore da parte nostra che li conosciamo. Quindi cosa fare per questi fratelli dell'Emilia e della Romagna così vessati, e i fratelli dell'Ucraina? E pensate in quante parti del mondo c'è il grido di coloro che sono nella sofferenza di qualsiasi tipo, e tutti i nostri ammalati, e poi le sofferenze nascoste nelle nostre famiglie. Davanti all'Eucaristia noi diciamo al Signore: ti rispondiamo, vieni tu, o Signore, nei nostri dolori, nelle nostre sofferenze, siamo affaticati, siamo oppressi, abbiamo bisogno del tuo ristoro. Melitone di Sardi commenta così queste parole: venite dunque, o genti tutte, oppresse dai peccati, ricevete il perdono. Sono io infatti il vostro perdono, dice Gesù Cristo, sono io la Pasqua della Redenzione, io l'agnello immolato per voi, io sono il vostro lavacro, io sono la vostra vita, la vostra risurrezione, la vostra luce, la vostra salvezza, io sono il vostro re, io vi porto in alto, io vi risusciterò e vi farò vedere il Padre che è nei cieli, io vi innalzerò con la mia destra. E qui abbiamo il cielo pasquale, siamo nella novena della Pentecoste, la Madre del Signore è qui accogliente, sentiamoci nel Cenacolo di Gerusalemme. Tra poco in questo cenacolo entreremo misticamente con l'Eucaristia, raccogliamo tutto il dolore del mondo come consacrati e consacrate al Signore e ai fratelli e alle sorelle tutti che Egli ci affida, e per tutti diciamo: vieni tu, o Signore, conosci meglio di noi le nostre oppressioni, liberaci, donaci la perseveranza per camminare nella speranza nonostante tutti e tutto. E questo nonostante tutti e tutto va ripetuto da vescovi, preti, suore, frati ogni giorno, perché ogni giorno c'è qualcuno e qualcosa che può turbare questa sintesi interiore della nostra appartenenza al Signore e della priorità che diamo a Lui. Proprio questo vostro prefetto che ho citato, io lo cito anche senza millantare nulla, per la conoscenza diretta che avevo, perché lui abitava negli stessi dintorni
e siccome nessuno di noi aveva la servitù, perché eravamo ognuno da solo e andiamo a nutrirci nelle mense per i sacerdoti, i collaboratori della Santa Sede, e al mattino cosa succede? Si corre a fare colazione a Piazza della Città Leonina e poi ognuno entra nei propri uffici. E allora ci incontravamo tutte le mattine a fare colazione, cioè questo è il motivo, non un motivo spirituale. E gli indica tre grandi linee, tre grandi impegni per custodire questa sintesi, la priorità al Signore in tutto ciò che noi siamo chiamati a fare. Allora, intimamente dire, il primo posto va alla santità. Questo nella mente e nel cuore. Il primo posto va alla santità. E se noi al mattino, con le preghiere del mattino, quelle che abbiamo imparato proprio ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore, le prime mentre scendiamo o saliamo o ci accostiamo al luogo dove celebriamo la Santissima Eucaristia o dove inizia la nostra preghiera comunitaria, fissiamo questo, noi ci mettiamo nell'orientamento giusto, il primato della santità. La seconda cosa, santità nella Chiesa, con la Chiesa, per la Chiesa, senso ecclesiale, secondo punto. E poi sempre credendo fermamente alla forza della carità di Cristo. Il primato della santità, costantemente tenere nella mente e nel cuore il disegno di Dio sull'uomo e sulla donna. Le persone consacrate si collocano sulla linea dell'ideale comune cristiano, non al di fuori, non al di sopra. La Chiesa tutta, infatti, conta molto sulla testimonianza di comunità ricche di gioia e di Spirito Santo. Ma questo primato della santità, che vale per tutto il popolo di Dio, deve vedere le consacrate e i consacrati in prima fila a perseguirlo e umilmente ad annunciarlo con la propria vita. Se infatti è vero che tutti i cristiani sono chiamati alla santità e alla perfezione del proprio stato, le persone consacrate, grazie ad una nuova e speciale consacrazione, hanno la missione di far risplendere la forma di vita di Cristo attraverso la testimonianza dei consigli evangelici a sostegno della fedeltà di tutto il corpo di Cristo, comunicando al corpo di Cristo le consacrate e i consacrati dicono questo sì alla loro peculiare missione, dare il primato della santità, dare il primato alla santità per tutto il corpo di Cristo, che è la Chiesa. Quindi il senso ecclesiale, che è il secondo punto, la vita consacrata, saldamente radicata nel terreno fertile della Chiesa e innestata in modo vitale sulla teologia e sulla spiritualità dei consigli evangelici, secondo gli insegnamenti anche dei documenti pontifici che vi riguardano, troverà luce e vigore per le scelte coraggiose necessarie in modo da rispondere agli appelli che giungono dall'umanità. Gli appelli dell'umanità noi li dobbiamo ascoltare attraverso questa priorità data alla santità. Ascoltata e vissuta questa priorità in seno alla Santa Chiesa, confrontandosi con le fonti dei carismi di ciascuna congregazione o ordine, confrontandosi con i testi delle rispettive costituzioni, la vita consacrata ripartirà sempre con slancio e troverà le nuove interpretazioni non meno esigenti da offrire in seno alla Chiesa, all'umanità che chiede la salvezza. Il dinamismo rinnovato di una vita spirituale sempre più comunitaria e perciò ecclesiale, sempre più generosa e più illuminata nelle sue scelte apostoliche, offrirà alle persone consacrate
l'occasione per dare nuova vita alle loro radici nel tessuto della comunità cristiana. In questa ricerca di una vitalità rinnovata, l'Eucaristia rimane, grazie a Dio, la fonte sicura e la scuola di una formazione conforme alla fede e alla carità. E così diventiamo non solo pellegrini, ma già fin d'ora testimoni della speranza verso la quale cerchiamo di camminare. Il mistero eucaristico educa meravigliosamente a trovare lo spazio e il modo per riaffermare il rispetto delle sane tradizioni e predisporre all'ascolto delle voci nuove che si alzano dall'umanità ferita e oppressa nel nostro tempo. Priorità alla santità, consenso ecclesiale per dare forza alla carità di Cristo in noi. Il terzo punto. Illuminata dalla celebrazione eucaristica, la vita consacrata imparerà a farsi, tutta nel suo insieme, l'immagine del buon samaritano, che è Cristo, e con lo spirito di Cristo saprà proporre cammini di speranza a tutti gli uomini che incontrerà sulle strade del mondo. Ricordate senz'altro i cantieri di Betania, l'immagine che ci è stata offerta per vivere insieme a tutta la Chiesa italiana questo appello alla sinodalità, alla condivisione, alla partecipazione in vista della santità che ci offre il Papa. E sapete che questi cantieri sono quattro. Il primo, la strada e il villaggio, e anche se siete in convento dovete sentirvi sulle strade del mondo con tutti quelli che al mattino vanno a lavorare, se pensate al groviglio delle metropolitane, delle autostrade, che se sbagli di un quarto d'ora, vescovo, quando devi andare a prendere a Rovoredo il treno per andare a Roma, quello delle 7:10 o 11, una cosa del genere, se poi c'è un'interruzione bisogna correre di corsa a Linate, versare delle quote impossibili se non intervieni drasticamente con la tessera che abbiamo noi vescovi poveretti per avere qualche sconto a vostro favore, e riuscire ad arrivare ancora a Roma, ma passando per Linate, per Fiumicino, e quindi anche lì bisogna ritrovare il numero dell'amico taxista che quando eravamo là era pronto a venirci a portare in amicizia, altrimenti è una fine del mondo. Il groviglio delle strade, prenderle tutte e metterle nelle vostre lodi e metterle nella celebrazione eucaristica al mattino o al pomeriggio quando arriva tutto il mondo con questo groviglio sulle strade del mondo, in vista di poter giungere ad un villaggio dove ci sia un po' di fraternità, un po' di comunione, per continuare il nostro lavoro senza perdere il senso del vivere. E il secondo cantiere invece è quello della casa e dell'ospitalità, e voi dovete ospitare nella preghiera, lo fate nelle vostre case, i poveri, gli esclusi, stavo usando un aggettivo che viene dalla mia terra bergomense, non mi trattengo perché siamo sull'Lodigiano, poi voi siete le religiose, c'è il delegato vescovile della vita consacrata, il parroco, l'ospitalità di coloro che proprio non meriterebbero nulla, ma chi di noi merita davanti a Dio? Allora siamo sempre ospitali e diventiamo casa, e questo è il secondo cantiere. E il terzo cantiere è fare tutto questo con lo spirito diaconale, la diaconia, una diaconia consapevole, cosciente, che chiede formazione, che chiede, quando parliamo di formazione, sempre prima è la formazione spirituale, i ritiri, le preghiere, gli esercizi, tutto questo. Questa è la vera formazione, perché lì è lo Spirito Santo che lavora come vuole Lui. Poi facciamo le conferenze, facciamo queste altre cose, tutte cose ottime, andiamo i corsi, gli aggiornamenti, i capitoli, ma vengono dopo l'insegnamento diretto che ci dà il Signore. E quindi abbiamo fatto la strada e il villaggio, poi abbiamo fatto la casa e l'ospitalità, la diaconia,
il servizio e la formazione. Il quarto cantiere, pensate come sono bravi i vescovi, i nostri superiori, ce l'hanno lasciato libero diocesi per diocesi. Quindi quando eravamo in assemblea generale, alcune voci si sono levate e hanno detto grazie, che su quattro cantieri almeno uno l'avete lasciato a noi. Per tre dobbiamo obbedirvi e uno invece, questo è da togliere anche nella sorella madre generale, tolga questo punto, eccetera, si ricordi. Ce ne avete lasciato uno. E noi come diocesi abbiamo scelto la pastorale giovanile e la pastorale vocazionale come quarto cantiere di Betania. Ma Betania a tutti i battezzati, e in modo del tutto speciale ai religiosi e alle religiose, ricorda che cosa? Questi amici di Gesù, Lazzaro, Marta e Maria, per risorgere giorno per giorno, per venire fuori dalle nostre chiusure giorno per giorno, non solo in senso definitivo, quando chiuderemo il nostro passaggio su questa terra con la Pasqua più bella di tutta la nostra vita, che sarà l'incontro col Signore nella sua misericordia, per uscire avvicinandoci a Cristo, noi dobbiamo unire, come ben sapete, tutta la vita vostra è in questo dinamismo, unire Marta e Maria, il servizio e l'ascolto. Io ho sentito un sacerdote recentemente dire: anche nella pastorale giovanile dobbiamo stare attenti, perché noi diciamo fede bene e poi diciamo il servizio, ma bisogna qualificare bene questo servizio, giusto? Perché se il servizio lo intendiamo come vicinanza ai poveri, eccetera, tutte le opere splendide che noi componiamo, è un servizio ammirevole, ma può essere addirittura un servizio che non è cristiano. Il servizio cristiano è guardare a Gesù, che nella stessa cena ha lavato i piedi ai suoi e ha dato se stesso come pane di vita eterna e bevanda di salvezza. Il servizio cristiano, qualcuno dice, è portare Dio agli uomini, è una bella immagine, ma è lasciarsi prendere da Dio perché Lui possa attraverso di noi, nonostante le nostre fragilità e le nostre povertà, andare agli uomini. Quindi la categoria del servizio è splendida ed è completa, perché noi quando pronunciamo questa parola dobbiamo pensare al servo di Yahweh, al servo di Dio, che ha consegnato se stesso al Padre per diventare, come avvenne in quella santa cena, purificazione e nutrimento per tutti quelli che sono di Dio, per quelli che sono di Cristo. Vedete la forza della carità. L'Eucaristia ci dà questa forza, è allo stesso tempo e inscindibilmente sacrificio, memoria, nutrimento. Il Verbo si fa carne, si offre in sacrificio. Chi aderisce con fede a tale mistero, e le consacrate hanno detto i consigli evangelici per dire che si vogliono totalmente, radicalmente consacrare al Signore, mai per dare, solo per restituire, solo restituire. Questo lo dobbiamo ricordare noi vescovi per primi, che poi facciamo tre cresime più una professione di fede, c'è qualcosa fatto per il Signore. No, abbiamo restituito qualcosa, restituito soltanto qualcosa. Chi aderisce con fede a questo mistero, al dono di Cristo, entra in comunione con Lui e diviene a sua volta dono, ma è Lui che fa, poiché nella celebrazione eucaristica la comunione è legata al sacrificio di Cristo e permette che questo sacrificio perenne e perfetto purifichi, nutra e dia anche la bevanda di cui abbiamo bisogno per camminare nella storia fino all'incontro definitivo con Dio. Se non accettassimo il dono e pensassimo di essere noi a fare qualcosa per Lui, magari facciamo tantissimo e Lui sarà il primo ad apprezzare, sarà il primo a ringraziare
come sa fare lui per quello che cerchiamo di fare, ma l'ottica che ci deve guidare è quella della restituzione, del molto che abbiamo ricevuto. Questo affidamento di sé al Signore nell'Eucaristia ci porta nel dramma dell'amore di Cristo per pacificare l'umanità col suo Signore. E così siamo arrivati, care sorelle, all'ultima citazione, prima della seconda parte, perché è ancora la prima parte questa, ma la seconda è più breve. A un'ultima citazione per questa Eucaristia e vita religiosa che vogliamo un pochino richiamare qui davanti al Signore e che confluirà nell'adorazione, che sarà il momento migliore, perché il Vescovo ha il compito di stancarvi e poi voi riposerete nell'adorazione e se qualche idea vi rimane è un aiuto che vi dà lo Spirito Santo nonostante quello che ha combinato il Vescovo stancandovi. Ma l'altra citazione con la quale concludo la prima parte è tratta dalla bellissima lettera del Papa Desiderio Desideravi, già il titolo che allude a quell'affermazione di Cristo: ho desiderato ardentemente di celebrare questa Pasqua con voi. E ogni Pasqua è speciale, singolare da parte di Dio per noi, come ogni messa alle 11. Ho desiderato ardentemente, desiderio desiderare. Cito il numero 2 di questo testo pontificio, che appunto rimanda a Luca 22:15. Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Ricordiamoci di andare alla messa sempre con timore e tremore. Vedete? I cieli, guardate qui che roba, è uscito un canto appropriato in questo momento dal telefonino del delegato, però adesso lo deve sfermare, guardate che il parroco sta ridacchiando, se gli sfugge questa notizia nell'incontro di Cariale, lei diventa famoso, caro fratello Don Dino. Allora, prima della mia passione, vi stavo dicendo che dobbiamo andare con timore e tremore, quello santo, quello di Dio, che ci prepara poi all'amore nel quale non c'è più il timore. Perché c'è questa aggiunta: prima della mia passione, ogni messa precede senz'altro la passione. Qualcosa che dobbiamo ancora donare che non abbiamo donato. Ogni messa, in ogni messa c'è un punto che ci viene indicato da Cristo. Ricordati che con quella sorella o con quel fratello, ricordati che su quel punto della vita spirituale, ricordati che su quel punto del tuo servizio, quello che ti è chiesto, c'è ancora da fare un passo verso Dio, che ti avvicini alla autenticità di quello che ti è chiesto, questa passione continua. Le parole di Gesù, dice Papa Francesco, con le quali si apre il racconto dell'ultima cena, sono lo spiraglio attraverso il quale ci viene data la sorprendente possibilità di intuire la profondità dell'amore delle persone della Santissima Trinità verso di noi. Pietro e Giovanni sono stati mandati a preparare per poter mangiare la Pasqua, ma a ben vedere tutta la creazione, tutta la storia, che finalmente stava per rivelarsi come storia di salvezza, è una grande preparazione di quella cena. Attenti su questo punto, il numero 4, bellissimo. A quella cena nessuno si è guadagnato un posto, tutti sono stati invitati, o meglio, attratti dal desiderio ardente che Gesù ha di mangiare quella Pasqua con loro. Lui sa di essere l'agnello di quella Pasqua, sa di essere la Pasqua. Questa è l'assoluta novità di quella cena, la sola vera novità della storia, che rende quella cena unica,
e per questo ultima, irripetibile. Tuttavia, il suo desiderio infinito di ristabilire quella comunione con noi, che era e che rimane il progetto originario di salvezza, non si potrà saziare finché ogni uomo e donna di ogni tribù, lingua, popolo e nazione non avrà mangiato il suo corpo e bevuto il suo sangue. Per questo, quella stessa cena sarà resa presente fino al suo ritorno nella celebrazione dell'Eucaristia. I consacrati e le consacrate per primi, accostandosi alla mensa eucaristica, devono ricordare questa universalità dell'amore. Deve costituire la loro passione insieme a Cristo l'assenza di tanti battezzati da questa fonte e dall'apice dell'amore di Dio per noi, e l'assenza di tanta parte dell'umanità a questa festa decisiva per la sua salvezza. E così possiamo affidare questo primo punto, Eucaristia e vita religiosa, a un religioso straordinario che tutti amiamo e che è patrono di tutte le congregazioni con tutti i carismi e di tutti gli ordini, perché si è avvicinato a Cristo in modo tanto luminoso da essere un riferimento esemplare per tutti. San Francesco d'Assisi, il quale nella lettera a tutto l'ordine dice quanto segue, e questa citazione è posta da Papa Francesco al termine di questo documento Desiderio Desiderare. Sentiamo queste parole che poi ricorderemo davanti al Signore, perché questo deve essere un momento di abbandono fiducioso, se permettete, in silenzio et spe, ossia nell'abbandono confidente al Signore presente nel Santissimo Sacramento. Ascoltiamo queste parole. Tutta l'umanità trepidi, l'universo intero tremi e il cielo esulti, quando sull'altare, nella mano del sacerdote, è presente Cristo, il Figlio del Dio vivo. O ammirabile altezza, o stupenda degnazione, umiltà sublime, sublimità umile, che il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio, si umili a tal punto da nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane. Guardate, fratelli e sorelle, l'umiltà di Dio. Aprite davanti a Lui i vostri cuori. Umiliatevi anche voi, perché siate da Lui esaltati. Attenti qui, Nulla di voi trattenete per voi, affinché tutti e per intero vi accolga colui che tutto a voi si offre. Quando tratteniamo qualcosa per noi, in realtà togliamo il tutto di Dio che a noi è destinato. Ricordiamo, e noi invece teniamo sempre qualcosa, non si sa mai. Mi devo dare proprio radicalmente nel perdono, fratello, ma non si sa mai. Poi quelli lì approfittano, te ne fanno una di peggio. Tu l'hai perdonato, l'hai riperdonato tre volte o quattro, chissà quante volte, te ne fanno di più. Tratteniamoci. Se ci tratteniamo, togliamo anziché dare quella pienezza che il Signore ha preparato per noi. È quanto ha detto proprio all'inizio del pontificato Papa Benedetto, in uno slancio interiore, eravamo lì a sentirlo, quando disse: Cristo nulla toglie e tutto dona. È finita la prima parte, la seconda è brevissima perché sono le 10:10. Certo, non finiremo alle 10:15, ma alle 10:20 finiremo. E la seconda parte, care sorelle, è un richiamo a questo testo che chi non l'avesse è pregato di prendere. Io ne ho portato perché non riuscivo ad andare di là a prenderne di più, ma quelli che mancassero voi li chiedete alla vostra referente o passate dalla casa vescovile, come vi ho detto. Allora, questo testo volutamente breve
nella speranza che venga letto il più possibile, l'ho offerto alla diocesi nel mercoledì santo di questo anno eucaristico, ma è corredato da quattro altri testi. Allora c'è questa breve lettera e poi c'è la introduzione che ho fatto al nuovo anno pastorale, il primo anno post-sinodale, nel quale abbiamo cercato di rispondere ad un mandato esplicito del Sinodo. Quando siamo arrivati alla liturgia, e in particolare all'Eucaristia, ricorderanno le madri sinodali che hanno condiviso questo cammino proficuamente con degli interventi molto belli, in alcuni casi lodati persino dal Vescovo, ero presente, l'ho sentito fare questa sottolineatura. Vi ricordo solo ciò che sapete: parola per parola nel libro sinodale è stata da tutti considerata. Tutte le proposte di integrazione, di correzione, eccetera, puntualmente sono state recepite dalla presidenza del Sinodo e introdotte. E poi sono 504 le costituzioni, i punti del libro sinodale, li abbiamo votati ad uno, con una musichetta piriri, che suonava, e noi qui a votare, a vedere le percentuali, eccetera. In alcuni casi abbiamo dovuto cambiare e votare il nuovo testo. E allora c'è questa introduzione all'anno nel quale abbiamo accolto il mandato eucaristico specifico affidatoci dal Sinodo XIV della Chiesa di Lodi. E questo mandato ha l'intento che ho descritto nella lettera del mercoledì santo. E ho aggiunto poi le tre omelie delle tre eucaristie principali del Sinodo. Quella di apertura di domenica 17 ottobre 2021, quella di chiusura del Sinodo 25 marzo 2022, quando alla fine siamo andati sulla piazza della Cattedrale a benedire la città e la terra diocesana col Santo Evangelo e con la Madonna di Guadalupe che mi aveva regalato Monsignor Pierino Pedrazzini, un nostro missionario in Messico. Quando ero andato, dopo essere stato a Panama alla giornata dei giovani, siamo andati là, ho celebrato all'altare maggiore della Madonna di Guadalupe con una immensa gioia, le ho chiesto tre seminaristi che mi ha dato. Quando l'ho detto ai vescovi nella riunione della conferenza episcopale lombarda, hanno detto: mettiamoci d'accordo, ogni anno va uno per portare a casa tre seminaristi. Ho detto: io adesso tenterò di fare un altro colpo con la vostra preghiera. E poi ho messo l'Eucaristia del 4 giugno 2022, quando ho firmato il libro sinodale, al grido di lo Spirito Santo e noi, Atti 15, versetto mi pare ancora 15, adesso non ricordo esatto, qui abbiamo messo solo Atti 15, ma poi dentro c'è anche il versetto, per dire che il Sinodo è nato e ha camminato nell'Eucaristia ed è stato promulgato nell'Eucaristia. Allora il mandato eucaristico. Durante questo anno abbiamo elaborato un testo, gli orientamenti della liturgia, che entro questo mese è stato mandato di nuovo a tutti i preti, ma l'abbiamo già discusso sia nel Consiglio Presbiterale come nel Consiglio Pastorale Diocesano. Entro il 31 di questo mese i sacerdoti che desiderano liberamente dare qualche altra osservazione o proposta lo possono fare, recepiremo tutto e il 17 di giugno, sabato mattina, a Barni, che è una villa vicino di Roncadello, vicino a Dovera, ci riuniremo per la quarta volta in una specie di assemblea diocesana con i consigli che ho appena citato, il presbiterale, il pastorale, i vicari, tutti i direttori degli uffici di curia e anche i membri del collegio dei consultori e del consiglio diocesano per gli affari economici, coi delegati della vita consacrata e dei sacerdoti anche anziani e tutti i delegati, per
definire questo testo che aiuterà la nostra Chiesa a vivere adeguatamente il mistero eucaristico e la liturgia in generale. In questa lettera, che richiamo velocemente, esordisco usando un'espressione che mi è stata suggerita da un film recentemente uscito, che io non ho visto, ma di cui ho letto le recensioni. Il titolo della recensione era «Pane che sfama, pane che libera». Il titolo del film però non è questo, non ricordo qual è, ma se voi andate in internet e cercate film su Santa Chiara, poi mettete anche pane che sfama, pane che libera, poi io a casa ho i riferimenti, magari li mando a Madre Rita Rasero in modo che ve li può passare. Ed è un film recente, molto bello, dedicato a Santa Chiara, con questo ostensorio che è andata a sfidare i saraceni e li ha messi in fuga. È un film, mi pare molto bello dalle recensioni, anche perché su un quotidiano a tiratura nazionale non cattolico, quindi questi non sono interessati alle nostre preoccupazioni, c'era una recensione veramente bella, nella quale erano intervenuti la regista e una religiosa contemplativa che è qui in una casa sopra Lecco, roba del genere, che io volevo persino andare a trovare perché ho detto per il congresso eucaristico vediamo se riusciamo a fare qualcosa, magari di proiettarlo per chi desidera, eccetera. Pane che sfama, pane che libera. Questa donna che accanto a questo giovane che ha assimilato se stesso a Cristo fino a ricevere la grazia dei segni gloriosi della passione, è stata capace di esaltare questo incontro tra cielo e terra che l'Eucaristia ci offre. Finalità dell'anno, finalità del congresso eucaristico. Provvidenziali sono, ho scritto, se favoriranno l'accoglienza del pane spezzato e del calice santo, rendendo, tre aggettivi, consapevoli, attive, fruttuose, qui c'è la Sacrosanctum Concilium nel fruttuoso, consapevoli, attive, fruttuose, la partecipazione alla liturgia e la missione. Facciamo questo anno attento al grande mistero dell'Eucaristia e concluderemo col congresso eucaristico per rendere, ripeto, consapevoli, attive, fruttuose la partecipazione all'Eucaristia e la missione ecclesiale che siamo chiamati a condividere. Con quali modalità? Vivendo proprio l'Eucaristia. Almeno domenicale dico ai fedeli, ma è chiaro che per noi l'Eucaristia quotidiana è l'indispensabile incontro col Signore. Adorando l'Eucaristia personalmente e anche come comunità. Io vi dico chiaro, io preferisco personalmente, vado lì, così se mi appioppo un momento il Signore è indulgente. E poi uno dice quello che vuole, ma invece bisogna fare l'una e l'altra cosa, con l'altro che c'è accanto, con l'altro. Qualche volta nei ritiri tu senti il confratello che si sta per addormentare. Tu dici, dicono di fare l'adorazione comunitaria, questo mi sta addormentando. Parentesi, una volta eravamo in un pellegrinaggio molto bello e interessante, evidentemente io ero il vescovo di questo gruppo, non dico quale diocesi, ma ero il vescovo io, e poi c'era questo padre Fabio Eichmans, un biblista, un frate minore della custodia, bravissimo, con questa erva moscia così simpatica, padre Eichmans, che poi diceva quando andavamo nei vari luoghi: non si sta in mezzo alla strada, la strada è per passare. E io posso proprio pensare in un altro contesto, erano lì tutti in mezzo alla strada, non si sta in mezzo alla strada. E mi dicevo che il padre Bonso, mamma mia, mi è caduto. Adesso ho dovuto ritradurre, non si sta in mezzo alla strada, come è stato detto dal padre Bonso.
Ma tornando sul pullman andavamo, c'era un confratello tanto buono e tanto bravo che si assopiva e faceva qualche sussurro che poteva essere percepito da tutti. Il padre Mons, che parlava con Eremos, si fermò e sente questo sussurro. Sorella, tolga tutto questo sussurro e prende il microfono e glielo mette lì, quel sussurro. E questo si è svegliato e tutti glielo... Ma c'è stato un momento, una cosa del genere. Torniamo a noi. Con quale modalità? La partecipazione all'Eucaristia, l'adorazione eucaristica personale e comunitaria, coi fratelli e le sorelle che magari ci disturbano un po' nello slancio mistico che abbiamo, ma che ci impediscono di sentirci indebitamente da soli davanti al Signore. Dobbiamo stare anche solo a solo con colui dal quale sappiamo di essere amati. Questa è la definizione della preghiera di Teresa d'Avila: stare solo a solo con colui dal quale sappiamo di essere immensamente amati, ma sempre partecipi del mistero ecclesiale, perché la priorità, la santità, il senso ecclesiale e la forza della carità noi l'abbiamo solo nella Chiesa. Il senso e la finalità dell'anno e del congresso eucaristico sono chiamata alla messa ogni domenica e il più possibile quotidianamente, affinché Cristo, che è la via, ci aggreghi a sé nel cammino verso il compimento del regno già presente, ma in attesa di manifestarsi in pienezza. Il mondo lo avvertirà se consentiremo al Signore di continuare a passare attraverso di noi, beneficando e risanando tutti. Care sorelle, vi ho detto solo la finalità. Aggiungo solo che senza conversione, senza vita pasquale attinta da questa frequentazione sempre più appassionata e anche sofferta, pensate quando entrate nell'itinerario della aridità spirituale, che uno dice: ma non voglio più di pregare, di fare, quando ci sarà l'ora della malattia, della prova, che non mancano a nessuno. Senza vita pasquale la fraternità diventa impossibile, il servizio diventa un peso insopportabile, la missione perde passione e perde frutti. Scongiuriamo questo rendendo assoluta, radicale, fedele la nostra partecipazione all'Eucaristia, sempre ricordando che quando tentiamo di fare questo proposito restituiamo soltanto qualcosa, quel poco che possiamo, a colui che ci ha dato tutto. Conclusione. La prendo dalla conclusione di questa lettera di cui ho detto. Ogni messa è dono di sé che Cristo offre a tutti. È la Costituzione 122 del nostro Sinodo. Care sorelle, chi non ha il testo personale del Sinodo, d'ora in poi è peccato meno veniale. Da confessare. Si va dal confessore, si dice: dall'ultima volta che mi sono confessata, i peccati sono questi, mi pento di tutti i peccati della vita passata e aggiungo il peccato veniale, ma se il veniale lo ripetete tante volte diventa, insomma, non dico proprio mortale, ma più grave. Non ho la coppia personale del Signore. Chi ha difficoltà economiche per comprarla, venga in segreteria vescovile e verrà regalata. Ma d'ora in poi è peccato almeno veniale cancellare questa cosa per le altre diocesi. Non avere il testo del Sinodo, la Costituzione 122. Troverete qui tutti i riferimenti all'Eucaristia presi dal Sinodo e negli indici del Sinodo trovate tutto. Concludo: c'è bisogno di una più consapevole appartenenza alla comunità cristiana
che si riunisce attorno all'Eucaristia per crescere in una prospettiva sempre più aperta e inclusiva. La celebrazione dell'Eucaristia acquista il suo vero significato solo se si completa con le opere di carità, completa, ma parte dall'incontro col Signore. Dall'Eucaristia scaturisce infatti un impegno preciso per la comunità cristiana: testimoniare visibilmente e nelle opere il mistero di amore che accogliamo nella fede. E tutto questo sia a lode della sua gloria, per la nostra pace con Dio e per la pace fraterna con la quale il Signore in ogni messa ci benedice. Perché quando celebra il Vescovo, il risorto ci saluta con le parole «La pace sia con voi». E in ogni messa, alla fine, ci viene detto «Andate in pace».